Buonasera a tutti. La voce che emoziona quest'oggi, ospitato dalla Career Academy, parleremo appunto come la voce può in qualche modo essere molto più coinvolgente e convincente per coloro che ci ascoltano. Ci sono un paio di trucchi che vi svelerò quest'oggi e sono esattamente quelle sfumature che spesso tralasciamo, forse per poca attenzione, o forse anche per pigrizia spesso, o perché non abbiamo la formazione che ci ha portato a comprenderne la differenza, cioè l'interpretazione. Se io riesco a caricare un po' di più la voce, come ora cercherò di farvi sentire, è chiaro che un titolo come Le emozioni vocali potrebbe diventare Le emozioni vocali. Le emozioni vocali, cioè io posso muovermi attraverso un'interpretazione differente, cogliere la persona che mi ascolta, coglierla di sorpresa, oppure far sentire attraverso la mia voce un'emotività particolare. Voglio rilassare la persona. Di certo, se dico le emozioni vocali, riuscirò a essere un po' più leggero, tenue con la voce. Allora, come si arriva a fare tutte queste tipi di voce? Si arriva innanzitutto attraverso una tecnica che è quella della visualizzazione, cioè io mi alleno a leggere dei testi e a pensare di essere una persona allegra. Allora, le emozioni vocali. Inizio a sorridere. A proposito, io adesso non mi state vedendo e vorrei anche aprire la camera. Piccola, 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 per non disturbare ciò che è scritto. Ecco, in maniera tale che potete vedermi anche nel labiale. Cioè, se io voglio essere allegro, cercherò di sorridere. Perciò, anche quando parliamo, se noi vogliamo essere un attimino più espressivi, cerchiamo non solo di fare un sorriso, perché è più accattivante vedere una persona che sorride, crea molto più impatto, abbiamo molto più voglia di stare vicino a una persona sorridente piuttosto che una persona che non sorride, ma anche perché il suono cambia. Perciò se io sorrido e dico sono allegro, veramente allegro, se io invece dico sono triste, sono veramente triste, è chiaro che non avrò più quella tensione muscolare del volto quando tiro i muscoli per rendere tutto così elastico e così piacevolmente aperto, e ho un suono allegro, ma avrò un suono assolutamente chiuso, triste, e la voce seguirà questo tono abbastanza monofonico che mi condurrà a dettare a colui che mi ascolta un effetto di emotività triste. Un'emotività chiusa, ok? Molte persone parlano così. Parlano così e quando tu li senti, spesso i giovani purtroppo, ti ritrovi a dire, ma perché sei così triste? No, non sono triste, sono abituato a parlare così perché anche i miei compagni parlano così. Eppure qualcuno ti ha insegnato a parlare così. Forse proprio perché non si è data l'attenzione di far sentire a una persona come potrebbe essere il suo modo di parlare se invece utilizza un po' di più questi muscoli facciali del volto, che permettono un cambiamento tonale impressionante. Se ad esempio io, vedete che ci sono tutte queste bolle, no? Dove c'è scritto frettoloso, se io inizio a parlare in maniera frettolosa, se voglio dire tanti concetti, tante parole, probabilmente l'ascoltatore si perderà, inizierà a dire ma cosa sta dicendo, dove sta andando, perché è questo stato di agitazione, pur sempre un'emozione, un'emotività che noi stiamo trasmettendo, sarà quella di agitare la persona, quello che fanno i giornalisti. I giornalisti spesso fanno questo proprio per tenerti sul pezzo, tenere la tua attenzione, la tua adrenalina, in maniera tale che tu puoi solo seguire loro. E la loro attenzione, avendo la loro attenzione, loro possono dirti qualunque cosa e tu dirai, ah sì, è vero. Okay? Per cui sono molto giornalistico. Quando io faccio giornalista, cerco di portare la persona ad ascoltarmi e a far sì che la sua attenzione sia solo e esclusivamente rivolta a me che sto parlando. Ed è chiaro che ti voglio invitare ad ascoltare fino all'ultima parola, anche se qualcuno intorno magari sta facendo dei rumori, sta parlando, allora tu dici ma sto ascoltando i telegiornali, un attimo che non mi perdo, no? Eppure sono frasi che loro stanno leggendo e lo stanno dicendo in maniera veloce, però con la concentrazione, proprio l'impatto di dire io voglio assolutamente che tu mi ascolti. E perciò il giornalista ha questa atteggiamento, no? Di avere una sorta di velocità nel parlare, piuttosto ritmato,
non chiarezza purtroppo del parlare, anzi piuttosto molte volte si perdono le parole, a parte qualche buon giornalista, ma fondamentalmente il giornalista deve darti tante tante informazioni. Quello che capisci va bene, l'importante è che poi le ricostruisci un attimino, anche se hai capito pan per polente, però va bene, dopo il suo lavoro è quello, no? La persona calma è una persona che ha un modo di parlare assolutamente più lento, non è triste, è una persona calma, una persona che ha una certa quiete, ti trasmette tranquillità. Sono tutte emotività che si trasmettono in base a come noi parliamo. La cosa che vi consiglio è proprio quello di prendere un testo di giornale e provare a leggerlo cambiando questi stati emotivi. Leggerlo in maniera allegra, leggerlo in maniera giornalistica, leggerlo in maniera calma o istituzionale. L'istituzionale è il modo con cui si fa dizione, no? Si fa una lettura o piuttosto che un'interpretazione per quanto riguarda il lavoro di doppiaggi, di speaker che lavorano in radio, utilizzano l'istituzionale, ma anche i politici utilizzano l'istituzionale. Che cos'è? Cioè quando tu devi trasmettere il tuo modo di parlare che in qualche modo non porti una provenienza, non porti una sua caratteristica, ma che si spogli di tutte queste emotività e che arrivi il messaggio come fosse uno spot. Però è chiaro che se io incomincio a dire sto leggendo le emozioni vocali, allegro, giornalistico, ubriaco, triste, cioè non vi trasmetto più Pierluigi, ma mi sto semplicemente dicendo un elenco di cose che chiaramente mi può capire anche una persona che conosce poco l'italiano, perché il modo istituzionale è un modo standard di dire le parole in maniera chiara e con una dizione corretta, ok? Per cui far sentire bene le doppie, quello che vedremo tra poco. La prima slide è andata. Ora, attraverso l'uso della nostra voce possiamo trasmettere a chi ci ascolta una determinata emozione, quella esattamente che vi ho fatto sentire. Attraverso l'uso della nostra voce possiamo dirigere l'interlocutore verso una determinata emozione. Dunque, per essere concreti, noi spesso avremmo voluto tranquillizzare una persona che magari era agitata, doveva dare un esame, doveva dare un colloquio di lavoro. Se noi parliamo in maniera tranquilla, in qualche modo trasmettiamo tranquillità all'altra persona. Se vogliamo convincere una persona, dobbiamo cercare di utilizzare la cadenza del suono in maniera più ferma, convincente, utilizzando tutto il suono della voce. Tutto il suono della voce si intende non urlare, ma si intende tutto quelli che sono le altezze della voce. Le altezze della voce. Ognuno di noi ha delle caratteristiche. Magari provando a leggere una piccola frase, provi a fare questo su e giù con la voce. Ecco che impari ad avere una sonorità che potrà essere più determinata in base a un obiettivo che tu vuoi raggiungere con la voce. Vuoi essere convincente? Allora devi soffermare il suono della tua voce verso una zona più bassa possibile, di modo di arrivare più qui, nella zona del petto. E nella zona del petto convinci una persona perché va verso cosa? Il cuore. Ecco che se io vado qui, sento una persona più vicina a me e riesco a essere più convincente. Per cui una persona che vuole convincere ma usa un'emotività sbagliata, è frettolosa, non arriva all'obiettivo. Giornalistica, men che meno, non mi convinci. Allegra, mi prendi in giro. Ubriaco, all'ubriaco non l'ho fatto prima. Però di certo una persona che voglio convincere, che mi dice, senti, ma io tra una cosa e l'altra, cioè, vado a caratterizzare molto il personaggio, però di certo non posso dirti, guarda, questo è un farmaco che ti fa benissimo. Cioè non ci crederai mai una persona così, no? Proprio perché una persona ubriaca è una persona che non sa intendere volere in quel momento, perché è assolutamente distratta da sostanze che stanno girando nel sangue, giusto? Dunque, per essere convincente devo usare un tono di voce, un mix tra calmo, istituzionale e in qualche momento magari allegro, ma giusto proprio qualche momento. Se devo guidare, devo essere capace
per guidare una persona a portarlo ad uno stato emotivo. E per portarlo ad uno stato emotivo devo comunque imparare a muovermi tra gli stati emotivi della voce. Cioè io devo cercare di essere allegro, con un suono allegro, però sai, è importante che ti dico anche questo, allora sono più calmo. E il suono della voce segue questo istinto sonoro. E automaticamente potrei essere più frettoloso perché voglio portarti a dire quest'altra cosa molto importante, te la sottolineo, te la metto in grassetto ed è istituzionale. Questo è un prodotto fantastico. Allora metto l'aggettivo fantastico, rallentando e facendolo proprio sentire bene in modo istituzionale, per cui fantastico. Questo è un prodotto fantastico, perché se noi parlassimo sempre in modo istituzionale le persone non ci crederebbero, direbbero scusa, sei un registratore, se parlassimo sempre nello stesso modo saremmo noiosi e tra l'altro potremmo annoiarci noi come noi stessi che parliamo, come gli altri che ci ascoltano e viceversa gli altri ci imitano perché sentono noi che siamo noiosi ed ecco che magari siamo arrivati ad ascoltare una generazione di giovani che sono un po' più tristi perché forse stiamo trasmettendo quello. Poi c'è da fare un esame, no? di coscienza, analizzare un po' quello che siamo anche noi con gli altri, perché gli altri ci copiano. Ecco, questo è un po' il messaggio che voglio trasmettervi. Attraverso l'uso della nostra voce possiamo ottenere l'ascolto. Dunque andiamo per sinonimi. Allora, come si fa principalmente a teatro? Quando noi vogliamo essere allegri, devi pensare di essere felice. Ho vinto $1 milione, wow, adesso li devo cambiare in euro. Piacevole, posso essere piacevole, che è un felice, però è un sinonimo. Per cui è piacevole, una voce piacevole, un ascolto piacevole di questa voce. Divertente, qualche battuta ci sta sempre. Perciò avere questo modo di dirigere la voce nel renderla divertente. Ci sono persone che magari vogliono dire lo trovo divertente. Come lo trovi divertente? Non mi è sembrato per niente divertente, cioè nel senso che probabilmente come la persona che ci dice così non ha ricevuto lo stesso messaggio che abbiamo ricevuto noi, perché siamo differenti. Questo è di base. Ognuno di noi percepisce in modo differente le emotività, le emozioni. Infatti una canzone che a me piace a voi non piace e viceversa, oppure ci può piacere a tutti ma qualcos'altro non ci piace. Le stesse cose valgono per tutto, vale per i temi del gusto, della moda, eccetera. Quando devo fare l'ubriaco, io quando ho fatto l'ubriaco con voi un attimo prima, quando ho interpretato, no, questa voce ubriaca, ho pensato di fare sia un po' il confuso che l'alticcio. E ho pensato, ok, perché potrei portarla, ad esempio, dicono molto che il dialetto vicentino somiglia tanto a, siamo tutti ubriachi, no? Noi che siamo qua del Veneto, perché tendiamo appunto a aprire tutti i suoni come tenderebbe una persona che non fa attenzione alla parola. Quando noi non stiamo attenti a quello che diciamo, non abbiamo un allenamento che ci può far capire se siamo capaci di dire le cose correttamente, perché uno dice beh, non ho mai fatto una lezione di dizione, sinceramente io la parola X la dico così, non è che mi viene da dire periodo, è un periodo strano, no, è un periodo strano, ma perché adesso io dicendo periodo so che l'accento è sulla I di periodo, ho fatto un esempio, no? Dunque questo cosa mi porta a pensare? Che se io non ho un allenamento nello poter muovermi tra le emotività della voce, sarò monofonico, sarò monotono, no? Come si dice nel modo di parlare. Dunque, proseguendo e venendo all'altro esempio a fianco, che è triste, triste è sinonimo di amaro, è sinonimo di grigio, come alcune poesie, no? Che ti danno questa sensazione, sempre vedete che torna la parola visualizzazione. Io mi immagino un colore grigio e lo tingo della mia voce grigia, quasi drammatica, andando a caricare un po' il suono della voce e renderla teatrale, ovviamente, però amara, amara di un sapore strano che mi lascia questo amaro in bocca, un po'. Ok, adesso io sto esagerando, però facendo anche questi piccoli esercizi a casa di prendere e dire inizio a leggerlo in maniera felice, poi
me l'immagino di essere felice, vado davanti allo specchio e inizio a dire adesso lo leggo in maniera felice, ma sono veramente felice, allora vedrai anche tutta una cosa succedere dentro di te, cioè vedrai che allo specchio si trasformerà questo volto, incomincerà una mimica, cominceranno ad alzarsi le ciglia, inizierai a utilizzare completamente la muscolatura del viso, perché noi siamo veramente elastici. Oggi guardavo tra l'altro un'intervista di Enrico Beruschi, grandissimo attore che ha avuto il grande successo negli anni 80, e Enrico Beruschi diceva sì, ho un difetto di bocca che ho una bocca storta, però io per arrivare a parlarvi così o a muovermi così nel canto lirico sono diventato matto, non è che lo fai subito, devo avere una grandissima elasticità, però è chiaro che se io muovo la mia bocca mentre parlo lo faccio solo perché devo dirigere il suono in un certo modo. E Beruschi diceva io l'ho fatto diventare un carattere mio del personaggio, questa cosa che l'ho esasperata perché ho un po' la bocca storta di mio, e l'ha fatto vedere davanti alla telecamera, poi ha detto ho creato il personaggio. È perché sai, ma è vero, e lui ha creato il personaggio. Adesso non è il caso nostro che dobbiamo portarlo nella nostra vita reale di esagerare i suoni, però il fatto di giocare un po' con la voce ci permette poi di leggere un testo o presentarci in pubblico o anche durante una serata piacevole in compagnia con qualcuno di poter dire la nostra esperienza vissuta con un attimino più di colore nella voce. Ed ecco che torniamo al tema di oggi, cioè come emozionare attraverso questi piccoli esercizi. Ok, chi invece ha già fatto teatro sicuramente si è trovato a attraversare esercizi quotidiani di scioglilingua, poi lip roll o lips roll, che sono appunto questi fatti con le labbra proprio per sciogliere questa tensione, questo l'ho anche detto durante il mio corso di voce, public speaking, che poi sono sempre gli stessi esercizi, la lettura ad alta voce, a bassa voce, la lettura di prosa che ci permette di interpretare attraverso la punteggiatura, a volte manca la punteggiatura, dobbiamo aggiungerla noi, cioè cercare appunto di dare intensità e emozione a quello che stiamo leggendo o quello che stiamo dicendo. Ora vi faccio un esempio, mi piace molto questa lettura di Giovanni Spadoni che andrebbe eseguita cambiando l'interpretazione. Questo esercizio, quando l'ho fatto in classe, le persone si divertivano tantissimo, poi magari provavano loro, lo facevo prima io, loro ridevano, poi lo facevano loro e diventa difficile perché si rendevano conto che non era così facile come noi riceviamo l'informazione dagli altri, che magari, vabbè, io sono allenato, lo faccio da anni, e uno arriva e dice, ma come si fa a fare l'interpretazione vocale? Allora, se io ho messo obiettivo, devo trasmettere allegria e spensieratezza, leggerezza, che sono stati d'animo che noi manifestiamo, allora io provo a immaginare che con un testo molto semplice, che ho preso questo testo proprio di ragazzi appena usciti dalle elementari, cioè che stavano facendo la prima media, dice così il testo, sentite che semplicità, però cerchiamo di dare, no? Ascoltare questa allegria e spensieratezza. C'era una volta io, ma non andava bene. Mi capitava di incontrare gente per strada e di scambiarci due parole. E per un po' la conversazione era simpatica e calorosa. Ma arrivava sempre il momento in cui si chiedeva «Chi sei?» E io rispondevo «Sono io!» E non andava bene. Ecco, questa è trasmesso con anche un po' di tristezza, perché avete sentito come ho caricato su e non andava bene, l'ho dato un po' in chiusura, no? Con questo senso di un po' più drammatico. Ora potrei leggere questa favoletta, questo raccontino semplice, è bene prendere testi facili, se no è un casino, cioè ci si perde, no? Nella lettura devo trasmettere confusione, solitudine e drammaticità, troppe cose, facciamo confusione. Era vero, perché io sono io, è la cosa che sono di più. Se devo dire chi sono, non riesco a pensare a niente di meglio. Eppure non andava bene lo stesso, sentite che confusione che sto creando, no? Solitudine, eppure non andava bene lo stesso. L'altro faceva uno sguardo imbarazzato, lo sto mixando un po' con la triste.
e si allontanava il più presto possibile. Drammaticità. Vado a sottolineare le parole. Oppure chiamavo qualcuno al telefono e gli dicevo: sono io. Ed era vero. E non c'era un modo migliore, più completo, più giusto di dirgli chi ero. Ma l'altro imprecava o si metteva a ridere e poi riagganciava. Cioè, ecco, una cosa fatta con vari stati d'animo non è facile, proprio per niente, e ogni volta che tu lo farai sempre in maniera differente, perché dipende un po' anche dalla tua fantasia, da come senti la tua emotività in quel momento. Però credetemi che facendo un allenamento così potete veramente ottenere la capacità, e io chiamerei a questo punto la competenza, di poter parlare e condurre emotivamente l'interesse dell'altra persona. Frettoloso, calmo, giornalistico. Esempio, quello che ho appena detto lo fa un attore. Un attore ti tiene lì per la capacità, la bravura di mantenere il personaggio, di proiettarlo nella tua vita reale, magari di un aneddoto che hai vissuto, e tenerti incollato allo schermo obiettivo del regista per capire dove andrà a finire la storia. Ok? Dunque una persona che ti tiene ha vinto. Una persona che tu ascolti volentieri ha vinto. Prendiamo, dicevo prima, prendiamo un podcast, una persona che tu ascolti, non la vedi, perché non, te l'immagini, usi solo l'immaginazione. I podcast stanno avendo un grandissimo successo proprio per questo fatto, perché tu in qualunque momento puoi ascoltare, puoi immaginarti questa voce, e poi la persona cosa fa? Guadagna col podcast? No. La persona che è interessante nel podcast ti porterà su YouTube, e nel momento in cui farà un video tu sarai molto felice di seguire il tuo fan, perché lo conoscevi come voce e ora sei curioso di vederlo, sei anche capace di trasmettere la sua gestualità nel video. Ecco che tu inizi a seguire la persona, e prima però cosa è successo? E ho preso questo esempio. Prima l'ho conquistato con la voce, ed è il motivo per cui oggi ci stiamo, sto spiegando, no, questa competenza vocale che diventa davvero uno strumento pazzesco. La lettura di Giovanni Spadoni va eseguita cambiando l'interpretazione, dunque trasmettere velocità e rapidità. Così mi sono dovuto adattare, prima di tutto mi sono dato un nome, e se adesso mi si chiede chi sono, rispondo Pierluigi Cerin. Non è un granché come risposta. Se mi si chiedesse chi è Pierluigi Cerin, probabilmente direi che sono io. Ora vado tranquillo. Ma chissà perché dire che sono Pierluigi Cerin funziona meglio. Funziona tanto bene che nessuno mai mi chiede chi è Pierluigi Cerin. Si comportano tutti come se lo sapessero. Ecco, in questo caso avrei trasmesso prima delle cose che vi ho dato un po' di sprint, un po' di energia, e poi nella tranquillità ho soffermato l'attenzione su alcuni concetti che erano il brand, il mio nome, in questo caso può essere il vostro nome, no? Oppure qualche cosa che volete vendere, oppure qualcosa che volete soffermare l'attenzione. Guarda, c'è Vodafone che in questo momento sta facendo una cosa molto interessante, sta facendo una promozione solo a 15 euro al mese, faccio un esempio, no? Ma per dire. Oppure questo Zoom è una piattaforma molto interessante, anche perché mi trovo bene. Punto. Faccio una pausa, qui mi trovo bene, come ti trovi bene, con cosa? Con Zoom. Cioè questo ricollegamento, sto facendo solo utilizzo di emozioni vocali, cioè sto usando la voce in emotività differenti in maniera tale di colorare la mia tematica. Ok? Questo è un po' il concetto di tutto. Ora vi faccio sentire la stessa cosa che ho fatto, vabbè, se avete avuto modo di seguirmi sul mio Facebook. Sono stato ospite di Infactor, di carissimi amici che hanno LinkedIn e che hanno questo programma che si chiama Infactor, dove ho utilizzato l'interpretazione vocale come apertura dell'intervista che mi hanno fatto. E ho fatto il politico, il sociale, il pubblico, l'amministrativo. Perciò nel ciao, oggi sono ospite di interpretazione vocale e sono molto felice. Sono ospite di...
occasione per far sentire le mie interpretazioni vocali quando siamo felici. Sentite come cambia l'emotività, no? O quando siamo tristi, quando ci presentiamo a un colloquio agitati e in confusione, o quando ci manca l'aria perché non abbiamo respirato correttamente. Questo è un aspetto molto importante. Quando noi vogliamo utilizzare le emozioni vocali, dobbiamo avere un bel carico d'aria, perché non dobbiamo correre innanzitutto, e poi dobbiamo cercare di essere più sciolti possibili, come degli atleti nell'utilizzo della voce. E infatti, eccolo qui, parlando proprio, ho introdotto la parola colloquio di lavoro. Dunque, per tornare un po' alla Career Academy e quello che potrebbe essere una competenza interessante, quella che quando noi siamo in un momento di lavoro, nel colloquio di lavoro, quando ci stiamo presentando ad un'azienda, parlare in modo istituzionale torna davvero molto utile, perché se non siamo istituzionali, siamo troppo Pierluigi, inizierebbe a essere, sì, sono qua, perché io sarei così, no? Sei un po' più tranquillo, mi presento, sono Pierluigi, mi occupo di musica, ecco, ha un sapore di niente, ok? Sì, invece lo dico, sono Pierluigi Cerin, mi occupo di musica, formazione per gli adulti, ho creato dei moduli formativi. Ecco che diventa una voce più istituzionale, ma anche più interessante, più discorsiva nella mia presentazione del colloquio. E positiva. Io devo trasmettere positività, non posso fare suoni tristi. Ecco che se voi acquisite questa competenza, vi correggerete automaticamente. Quando parlerete in pubblico, cercherete di non essere tristi, di non fare questi suoni monotoni, questi suoni chiusi, perché mi portano a trasmettere, no, quello sbadiglio, che quanto brutto è sentire che parli e gli altri sbadigliano, cioè è bruttissimo, perché vuol dire che stai perdendo l'attenzione. Però deve essere anche una voce tranquilla, perché non devo correre, non devo trasmettere agitazione alla persona, altrimenti non mi prenderanno mai in considerazione. Neanche che mi prendono nel colloquio, ma mi prendono in considerazione, ancora peggio. Dunque la voce deve essere, in un colloquio di lavoro, calma e ricca di dettagli. Ritmo tranquillo per permettere di essere capiti. Altro grave errore, secondo la mia visione, è quella che se io sono troppo veloce nel parlare, dico troppi concetti, anche se sono bravissimo, rimane gran poco, perché ognuno di noi si distrae a un certo punto e dunque hai bisogno di cambiare, grazie alle emozioni vocali, grazie a queste intonazioni differenti, guidi molto di più il tuo colloquio, cercando proprio di avere questo ritmo che cambia continuamente. E deve essere una voce che abbia la caratteristica propositiva, proprio per creare curiosità, perché la curiosità è un po' questa sorta di ingrediente principale che permette di mantenere l'attenzione dell'altro. Devi tenerlo curioso. Se tu dici subito tutto, sono qua per uno stipendio, che cosa mi potete dare? Prego, quella è la porta. No, è normale, perché tu, è chiaro che sei lì per prendere un lavoro, ma non puoi arrivare subito al dunque, magari saltando via le cose principali, dare una presentazione o cosa ti aspetti dall'azienda con cui vai a fare il colloquio di lavoro. Soprattutto non puoi andare a chiedere, solo chiedere, perché la richiesta è di ambedue le parti, cioè un'offerta di lavoro e una richiesta di lavoro. Dunque è importantissimo che ci sia proprio questa cosa, cioè di avere la capacità di trasmettere informazioni dettagliate, percepibili a chiunque, perché tu non sai chi c'è dall'altra parte. Dunque la struttura di un colloquio di lavoro dovrebbe essere il saluto, con la stretta di mano quando questa è possibile, iniziare a raccontarsi inserendo degli aggettivi che ci aiutano a descriverci meglio. Sono una persona dinamica, sono fantasiosa, lavoro bene in team, mi piace ascoltare gli altri, guidare anche gli altri perché ho delle mie idee, per cui fai capire tante cose, dando risalto soprattutto al ruolo di lavoro che loro offrono. E infatti una persona pignola, attenta ai dettagli, sono creativo, sono ottimista, sono determinato. Dare una motivazione del perché la propria figura sarebbe ideale per le competenze, anche quelle trasversali, che sono in linea con la figura cercata. Cioè si deve cercare non di dire quello che è già scritto in un foglio di carta, scritto nel CV, ma prendere questo
questo momento di condivisione di conoscenza per entrambi, cioè sia il recruiter che tu che ti stai presentando, come una sorta di ci conosciamo, ci presentiamo, io sono questo e mi presento proprio per l'interesse che vorrei dimostrarvi per il ruolo che state cercando. Credo di essere la persona che state cercando. Ecco, ma sicuri, no, in questo? E sinceramente ho notato che le persone che hanno fatto dei colloqui, indipendentemente da come vanno, hanno comunque delle risposte. Perché? Perché sei una persona interessante, mantieni questo interesse da parte dell'altro, sei una persona che è dinamica, come dici, come ti sei presentato, perciò meriti anche ad avere una risposta, avere comunque un ricordo anche di quel colloquio interessante. Perché se lo facciamo tutti in maniera passiva, è chiaro che ritorniamo un po' all'idea, fare un colloquio in maniera passiva, cioè faccio come viene, o lo faccio perché lo fanno così tutti, o penso che lo fanno così tutti, però non metto del mio, nel senso, non mi metto in gioco, no? Come si suol dire, non mi metto in gioco con i miei difetti, i miei pregi, non lo porto poi a essere vivo e a far parte di quello che veramente sto rappresentando, il brand principale, me stesso, ok? Detto questo, sto per terminare. Esercizi per la muscolatura, esercizi che vi consiglio per mettere in pratica tutto quello che abbiamo detto oggi, è quello di fare movimenti di labbra, muovere proprio le labbra, in maniera tale di imparare un po' a essere più agili nella muscolatura, sbadigliare, perché lo sbadiglio ha una serie di proprietà interessantissime. Una di queste, che è quella che ci tengo di più a darvi spiegazione, è quella di imparare a sentire quello che è il nostro palato molle. Il palato molle, sollevandosi, crea uno spazio acustico impressionante, diventa la nostra cassa di risonanza. Perciò se io imparo a utilizzare il palato, posso anche senza urlare utilizzare il palato proprio per produrre un suono ricco di volume, senza poi darci troppo di aria, ok? Cioè senza spingere troppo, perché voi avete presente quei professori, docenti che dopo ore di insegnamento perdono la voce, iniziano ad avere problemi di raucedine, chi addirittura arriva ai polipi delle corde vocali, sono cose terribili. Perché? Perché la respirazione non è corretta fondamentalmente, e poi c'è uno stress vocale. Lo sbadiglio può aiutare moltissimo tutti coloro che hanno problemi di voce. Una volta che la voce ha perlomeno fatto un 6-7 giorni di quasi assoluto silenzio, tornata a essere in piena forma, facendo l'utilizzo dello sbadiglio, si può imparare, alzando il palato, ad avere un suono molto più incisivo e molto più forte, senza spingere troppo con l'aria. Ruotare il collo, perché? Perché il fatto di ruotare il collo, sicuramente senti, dopo una certa età, dici, mamma mia, avevo proprio bisogno. Siamo rigidi, no? Siamo rigidi, magari non facciamo tanto movimento, oppure siamo pigri perché c'è freddo. E il fatto di chiedere al nostro corpo di fare una performance, bisogna allenarlo. Il lip roll è proprio questo muovere le labbra, questo rullare delle labbra, che permette di essere molto più capaci nell'espressione della voce, nella velocità dell'eloquenza, nel riuscire a essere elastici anche con la parola. Quando io devo dire una parola e devo aprire molto la bocca, fare il gioco della rana dalla bocca larga, proprio per far sentire bene magari una persona che è straniero o che ho bisogno di far sentire bene quella parola, cosa sto dicendo, e voglio fare il lip roll, devo usare bene questa cavità orale che ognuno di noi ha e che è un potenziale incredibile. Bisogna fare il lip roll proprio per abituare le labbra a correre. Poi c'è lo scioglilingua, anche questo è un ottimo esercizio. Dunque, lo scioglilingua si impara così. Avevo una graticola da ringraticolare, la portai dal capo ringraticolatore delle graticole, virgola, ma il capo ringraticolatore delle graticole non c'era. Allora me la ringraticolai da me e me la ringraticolai meglio del capo ringraticolatore delle graticole. Poi io prendo la parola più difficile, ringraticolai, 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 e poi
Dopo aver parlato tanto con voi durante questo webinar, ho la voce calda. Avevo una graticola da ringraticolare, la portai dal capo ringraticolatore delle graticole, ma il capo ringraticolatore delle graticole non c'era. Allora me la ringraticolai da me e me la ringraticolai meglio del capo ringraticolatore delle graticole. Sono tutti esercizi che servono appunto, anche se sbagliate come ho fatto io, non c'è problema. Ripartite, eccetera. Fate scioglilingua, aiutano tantissimo. Career Academy di Eurocultura offre veramente ogni settimana webinar gratuiti con tematiche interessantissime che vanno dalla carriera in Italia all'estero, alla candidatura, al lavoro all'estero, donna, alle soft skills, che sono un po' quelle che faccio io, lo stage all'estero, lo studiare, l'umanesimo e il mondo del lavoro. Per cui seguite davvero con grande entusiasmo la Career Academy, perché offre veramente tantissimo, tantissimo materiale, tantissimo sapere. Vi dico due cose per chi non avesse mai seguito altri moduli miei formativi, che do delle nozioni sulla base di corde vocali, cioè le basi delle corde vocali, perché sono lo strumento che ci permette di parlare. Se non conosciamo come bisogna usarle, almeno le basi, ok, è chiaro che non puoi usare tanto la voce. Le corde vocali divaricate per il respiro sono delle corde vocali, sono dei fili muscolari, chiamiamoli anche, che si allargano proprio per permettere la respirazione. Noi quando finiamo di respirare, loro si chiudono. Ok? Finito di respirare, quando noi iniziamo a parlare, si chiudono. E grazie a una certa pressione d'aria, iniziano a vibrare. Attraverso la loro vibrazione, inizia la parola. Inizia proprio il suono della voce. Le false corde invece sono l'utilizzo delle corde vocali laterali, ok, queste dove sto segnando qui col mouse, che abbiamo tutti quando nasciamo. Cioè la prima voce che abbiamo, la falsa corda, la voce in falsetto, è una voce che noi da adulti, quando abbiamo la muta della voce intorno ai 12-14 anni, non esageriamo, 12 anni, abbiamo questa muta vocale dove ci siamo passati tutti, chi magari cantava in chiesa, era al coro, faceva questo, quest'altro, con una voce stupenda, poi si ritrova a dire mamma mia che voce che c'ho, perché hai fatto la muta. Cos'è la muta? È il cambiamento della maturazione della corda vocale, che da piccola che era, che dovevo utilizzare una piccola parte della corda vocale prima che questa si formasse, ed ora hai entrambe. Noi da adulti abbiamo le corde vocali vere e le corde vocali false, che ci permettono di fare tutti questi tipi di suoni. Ad esempio questo, il finto bambino, è l'utilizzo della falsa corda. Ma poi nel canto, mamma mia, o anche nel public speaking, si possono usare questi suoni, questo suono, e anche utilizzando un po'. No, questo è molto acuto, utilizzando un po' la falsa corda, perché vado a utilizzare quello che si dice in gergo tecnico la voce mista, cioè utilizzo una posizione della corda vocale un pochettino tirata, in maniera tale che con grande allenamento e l'utilizzo della pressione d'aria giusta riesco a avere un grandissimo volume, e per il canto è qualcosa di eccezionale senza farmi male. Ok, per cui la falsa corda molti anche a livello professionale la utilizzano, non solo quando la utilizzi completamente, ad esempio un utilizzo totale di solo corda falsa è quando stiamo facendo uno sforzo per prendere un oggetto e per preservare la voce facciamo questo, ecco questo, stiamo usando il suono muto della falsa corda, perché altrimenti se noi non usassimo la falsa corda, ma usassimo la voce normale, come potrebbe scappare una persona che è ubriaca, che non ha più questi controlli, no, al naturale, no, viene fuori questo tipo di voce che farebbe male, no? Per esempio, se devi fare uno sforzo, di certo inizieremo tutti quanti veramente a sentire suoni assurdi. Dunque la respirazione, brevissimamente, abbiamo due tipi di respirazione, la costale e l'addominale. Nella costale nessuno sforzo, la utilizzano spesso le persone stressate, l'aria rimane solo nella parte alta e dunque sono respiri un po' corti. E sono respiri che purtroppo, non essendoci troppa distanza dai polmoni alla corda vocale, si rischia di infiammarla più spesso. Perché? Perché se io distanzio la pressione dell'aria è come un raffreddamento, no? E si secca
si secca dopo. Mentre se io sono sempre lì che soffio così sulla corda vocale, è chiaro che questa si secca, e se non bevo, se non do la giusta idratazione, il rischio che si possono creare dei danni e che questa si infiammi prima. Per cui si consiglia l'addominale perché c'è molto più spazio nei polmoni e si usa il diaframma, ovvero è la respirazione di pancia. Ok, noi abbiamo una sorta di muscolo che funziona da solo senza assolutamente fare nulla, che quando respiriamo, dunque inaliamo l'aria, si abbassa, e quando esaliamo l'aria, cioè buttiamo fuori l'aria, si solleva. Lo utilizziamo a livello professionale proprio perché è un aiuto per svuotare bene l'aria, per cui è un controllo in più che abbiamo. Ma fondamentalmente il concetto base è quello di usare l'aria bassa, cioè usare la pancia. Non usate l'aria alta e ve ne accorgete se alzate le spalle, perché a lungo andare la respirazione corta, chiamiamola, con l'utilizzo della spalla alta, fa male, come vi ho detto poc'anzi. Per coloro che avessero problemi a capire la respirazione, possono tranquillamente mettersi in questa posizione supina con le ginocchia sollevate, detta anche posizione del dolore, perché questa inevitabilmente ti permette di ascoltare con la mano appoggiata sul ventre, ascoltare proprio come la pancia solleva la mano e come appunto la respirazione corretta diaframmatica avviene in questa posizione. Per cui se non riuscite a fare la giusta respirazione diaframmatica, la posizione che avete in figura qui vi aiuta tantissimo. Evitate il letto, di farla sul letto, proprio fatela per terra, perché se la fate sul letto poi magari vi addormentate. Più che altro è quello, ok? Accenti di dizione italiana, brevissimamente perché stiamo superando il tempo. Allora, la cosa che vi ho fatto sentire prima erano dei suoni che avevano un certo controllo, magari ho anche sbagliato, un certo controllo degli accenti, ed è questa la dizione principale. Cioè abbiamo i suoni chiusi della vocale e i suoni aperti della vocale. Esempio, il suono aperto è erba, medico, festa, orto, parola, notte. Il suono chiuso è sera, sede, piede, rumore, calore, sole. Se io faccio il suono aperto sulle parole che andrebbero a suono chiuso, vengono fuori dei suoni che avete sentito nei dialetti italiani. Sera, sede, piede, rumore, calore, sole. Vengono tutto fuori Veneto, un po' Lombardia e un po' i nostri amici emiliani. In base all'accento della vocale, le parole omografe cambiano di significato, che verrà suggerito appunto tra parentesi. Ci sono dei suoni che hanno una S dura quando è doppia. Cioè quando io faccio una doppia ho sempre la S dura. Scatola, sfortuna, spinta, squadra. Sentite come faccio sentire la S. Stoltezza. Poi abbiamo il gruppo SC che è scatola, sforzo, sgarbo, spasma, sleale. Ma quello che interessa a me è dirvi che ci sono i suoni gutturali, no? Questo sk che va qua, no? Scatola, scoiattolo, scudiero. Perché se ci fate caso, i suoni che noi pronunciamo con la parola spesso sono in automatico, escono in automatico, però se li ascoltate con una certa attenzione potrete giostrare molto meglio l'obiettivo nostro iniziale, cioè di rendere il suono più piacevole a livello emotivo per conquistare l'attenzione dell'altro. Direi che voglio solo darvi questa indicazione, un aiuto ulteriore per riuscire a interpretare le parole lette, le parole recitate durante un colloquio, durante un vostro intervento. Se volete studiarvelo prima, che ve lo consiglio, è quello di usare la freccetta per dire cresco di tono, cresco di tono, cresco di tono, e diminuendo di tono la freccia in giù, diminuisco di tono, diminuisco di tono. Piccola pausa, lo uso come slash, o lunga pausa, utilizzate le pause tra una parola e l'altra, aiutano moltissimo, e poi con il più si può fare il cambio di tono. E direi che ci siamo. I prossimi miei webinar saranno appunto, come ho anticipato prima, educare l'ascolto. Vi consiglio tantissimo, è un nuovo webinar, potete iscrivervi gratuitamente. Vi ricordo inoltre che per avere
la presentazione, il PDF di quanto abbiamo fatto oggi, basta che mi scrivete alla mail e poi vi invierò il PDF. Questo vale anche per tutti gli altri che saranno creare il video CV, dunque come si crea con le nostre attrezzature, quello che abbiamo magari un telefonino, un computer, il nostro video CV che sia accattivante per le aziende che ce lo chiedono, creatività e multimedialità, come si sta muovendo tutto sui social eccetera, sempre attraverso lo smartphone che è lo strumento più seguito in assoluto, il corpo che parla è un po' il linguaggio del corpo, il public speaking racchiude la grande famiglia di come le competenze del linguaggio funzionano per avere successo, e poi c'è il question time che è appunto una sorta di possibilità di avere sull'appuntamento di quel giorno del question time public speaking tutto quello che affronto nelle mie materie, potete farmi le domande one to one. Grazie per l'attenzione, questi sono tutti i miei indirizzi per contattarmi, info@pierluigicerini.eu, potete appunto contattarmi anche per dire mi interessava sapere altro di questa cosa, vorrei sviluppare meglio quell'altra, cosa mi consigli per, e accetto ben volentierissimo le vostre domande che saranno giunte adesso. Chiudo la registrazione e ringrazio tutti per l'attenzione.